Allora ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi, come potete ben vedere dal titolo, su FIFA 14. Come Bella ragazzi. sempre siamo su PS4, per chi se lo chiede, per chi si fa questo interrogativo. Questo è il derby di Milano, San Siro. Andiamo subito a vedere le divise. Mettiamo così, mettiti... No, vabbè. Quella nera, mettiti quella nera. C'è quella nera? No. Lasciati quella bianca. Scusa, sono in casa, tu ti metti quella bianca. Oh. Allora, noi ci becchiamo in partita. No, pioggia al cazzo. Pioggia il cazzo. Scusa, c'è. Certo. Che cazzo è? Vai giù ancora. Sereno. Non c'è. E noi ci becchiamo in partita. Bella. Eccoci, tornati ragazzi. Siamo allo Stadio stadio di San Siro, ragazzi. in Milazzo, Milano. Lombardia. Sì, poi. Italia, Europa, mondo, pianeta Terra, ragazzi. A commentare qui con voi Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Bergomi. Salvatore Francesco. Ecco le squadre che entrano sul terreno di gioco. Non toglievo, mamma mia, così brutto. No, scherzo, vabbè. Parte scherzi. Allora, ecco le squadre. La commenta un po' tu perché io ci vado. Eccolo l'uomo più nero, arrabbiato. L'uomo più nero di questo stadio. Oh, vabbè, c'è anche Zapata, Montari, quindi sono tutti Il neri. logo Comunque. dell'Inter è storto. Eccoli qua, Palacio, Alvarez, Kovacic, Zanetti, Cambiasso, Guarin, Cambiasso, Zanetti, Jonathan, Ranocchia, Jesus e Handanovic. Questa è l'Inter, questa è la schermata del Milan, la vedremo subito. Intanto si stringono le mani, ma dopo si ammazzano in campo. Handanovic va a controllare la sua porta, come al solito. Ecco il Milan con Abbiati, Decio, Bonera, Maxès, Costante, Poli, Montolivo, Montari, Caccao, Sharawi, Balotelli. Con il 4-3-2-1. 4-3-2-1. La palla è già a centrocampo e noi si parte subito. Ricky Alvarez. Va al cross per Ranocchia. Ancora 1-2 Kovacic. Parte al tiro. Un gol incredibile di Kovacic. Al 28 sul cronometro, Inter 1, Milan 0. Riguardiamo la superazione, tanto che i tifosi festeggiano. Riguardiamo il gol, davvero molto bello. Guardate qua, Jonathan, triangolo con Palacio, Kovacic, la triangola, l'angola e Golassi. Milan 0, Inter 1. Ancora, può andare al cross, c'è Super Mario! Mamma mia! Montolivo! Gol inaspettato del Milan, 1-1. Un tiro in porta del Milan, un gol. Esultano i cugini dell'Inter. Riguardate qua, vabbè. Zanetti per Alvarez. Vesciglio. Sbaglia. Attenzione. Palacio, me la mette in mezzo! Guarin! 2-1 l'Inter. Disattenzione della difesa del Milan e Guarin l'ha messa dentro. Riguardiamo Palacio, da lì non poteva tirare, la doveva solo mettere in mezzo. Quindi gol dell'Inter 2-1. Attenzione a Poli, può andare al cross. Poli va al cross, c'è il Sharawi. Handanovic, sarà calcio d'angolo. Finiscono i primi 45 minuti. Inter 2, Milan 1. Decidono il gol di Kovacic, poi Montolivo e poi Guarin. Queste sono le statistiche più o meno equilibrate, possesso palla però a favore dell'Inter. Noi iniziamo subito il secondo tempo. Può andare al cross Kovacic, c'è Ricky Alvarez, che sono? Capitano Zanetti, fa col destro, Abbiati, bel Fodil. Lo scatto di Nagatomo.
Agatomo, velocissimo, va al cross, c'è Jonathan Palacio! Abbiati davvero qua qualche colpa, forse ce l'ha. Golasso di Palacio, golasso. Sto per dire golasso. 3-1 Inter, Milan KO. Calcio d'angolo per l'Inter, 75, un quarto d'ora più recupero, cambiasso, va al cross, c'è Ranocchia! No! Palacio per Kovacic, Kovacic per Cambiasso, Cambiasso e ancora gol, cazzo di errori, oh. Cambiasso 4-1 Inter, ed è game over a San Siro, Inter batte Milan 4-1. Andiamo a vedere subito le statistiche. 17 tiri dell'Inter, 5 soli del Milan, davvero incredibile. Statistiche che parlano da sé. Andiamo a vedere il migliore in campo, che dalla schermata dice no, Palacio migliore in campo con 9.0, davvero incredibile la sua partita. Del Milan migliore in campo nessuno. De Sciglio e Abbiati, dai. Comunque la partita termina così, partita una. Poi vedremo cosa succederà allo stadio di San Siro. Io vi ricordo intanto di lasciare un like, un commento, se vi ricordate. Passate anche dalla pagina di Facebook, così magari facciamo anche qualche partita insieme. E io vi ricordo questo comunque. E vi ricordo un like, un commento e vi saluto. Bella, bella.